Brevi, divertenti e dritte al punto. Le puoi usare per pubblicizzare qualcosa, condividere bei momenti o fare sondaggi per una bella cenetta. Le stories su Instagram sono ormai popolarissime e anche se pensi di saperne di tutto e di più, c'è sempre da imparare. Ecco la tua chance di portare le tue stories ad un altro livello. Cominciamo dal 11. Fai un collage senza usare app esterne. Esistono una miriade di app per creare collage nelle tue stories, ma se vuoi risparmiare un po' di memoria sullo smartphone e restare al massimo della tua creatività in pochi tocchi, eccoti un consiglio. Comincia creando un bello sfondo. Puoi fare una foto a caso, poi metterla sullo sfondo col tool Penna e far diventare monocromatico lo schermo. Oppure puoi scegliere una foto dalla tua galleria per metterla come sfondo del tuo collage. Fatto ciò, apri la fotocamera e scorri finché trovi le foto che vuoi copia e incollare, usando soltanto l'icona in basso a sinistra sul tuo iPhone. Ora torna su Stories e voilà! La tua immagine è bella che pronta! Adesso puoi aggiungere tutto ciò che vuoi e ridimensionarla come preferisci. Potrai aggiungere tutte le foto che vuoi, ma non è ancora tutto quello che puoi fare con i collage. Cerca sul web immagini divertenti che vuoi aggiungere al collage. Salvale nella tua galleria e aggiungile proprio come fai con le tue foto. Se poi vuoi mettere un bel filtro Polaroid, puoi trovarlo online e aggiungerlo. Assicurati però di salvarlo in formato PNG, così che non intralci il tuo collage. Salvalo, copialo e aggiungilo. Vedrai quante opzioni creative potrai scoprire. 10. Aggiungi adesivi, emoji e GIF ai tuoi video. I travel blogger adorano aggiungere qualche sorpresa alle loro stories. Magari mostrano un bel panorama di una città, quando ecco che, boom, spunta fuori l'adesivo di un uccellino da chissà dove. Per far apparire altri elementi al momento giusto, c'è un trucco semplicissimo. Registra un video o aggiungi un video già salvato alle tue stories. Ora scegli un adesivo, una emoji o ciò che vuoi aggiungere. Fai tap e tieni premuto finché vedi una barra di scorrimento in basso. Usala per scrollare lungo tutto il filmato e trovare il momento esatto in cui vuoi aggiungere la sorpresa. Ora fai tap su Inserisci, ed ecco fatto. 9. Usa bene la modalità ritratto nelle tue stories. Se il tuo smartphone non ha la modalità ritratto o se vuoi creare degli sfondi con dei filtri molto eleganti nelle tue stories, ecco cosa puoi fare. La modalità ritratto nelle stories di Instagram si chiama Focus. Puoi trovarla facendo scorrere le varie modalità in basso sul tuo schermo. Ora usa il focus per far risaltare il soggetto della foto, lasciando sfocato il resto, come fanno i veri fotografi. 8. Condividi video da altre fonti. C'è qualche video che hai condiviso su YouTube e che vuoi aggiungere alle tue stories? O forse non vedi l'ora di condividere quel nuovo video musicale che ti fa impazzire? Se hai un iPhone, puoi farlo facilmente. Abilita la modalità registra schermo sul tuo pannello di controllo e potrai registrare tutto quello che passa sul tuo schermo. Una volta salvato il video nella tua galleria, potrai subito condividerlo nelle stories. 7. Fai brillare le tue emoji. Spesso sono le piccole cose che fanno davvero la differenza. E allora perché non far risaltare di più le tue emoji aggiungendo un tocco di classe? Ti basterà aprire il tool testo nelle tue stories e scegliere il font neon. Wow! Ora ogni emoji che aggiungerai brillerà come una piccola gemma. Un altro tocco divertente che puoi provare con le tue emoji nelle stories è aggiungere qualche filtro. Basterà scegliere una emoji e fare lo zoom al massimo, poi spostarla di lato e utilizzarne i contorni come filtro. Sperimenta finché troverai l'emoji perfetta per ciò che vuoi esprimere. 6. Gioca con la gomma da cancellare. Ecco un trucchetto perfetto per rendere interessante anche l'immagine più banale come una foto misteriosa o buffa, oppure perfetta per annunciare eventi importanti facendo stare un po' sulle spine i tuoi follower. Fai una foto per le tue stories, oppure scegline una dalla galleria e apri il tool Penna. Scegli un colore qualsiasi e tieni premuto sullo schermo per riempire tutta l'immagine di quel colore. Ora invece seleziona la gomma da cancellare per dipingere a tuo piacimento l'immagine. 5. Fai una cartolina pop-up. Sicuramente saprai come aggiungere un post alle tue stories. Ma eccoti un trucchetto per rendere ancora più interessanti i tuoi post e far risaltare il tuo profilo. Con uno sfondo sfocato renderai ancora più efficace questo trucchetto. Apri il profilo da cui vuoi condividere un post. Ora scegli la foto che vuoi e tieni premuto. Quando vedi che tutta l'immagine diventa sfocata, fai uno screenshot e condividila così nelle tue stories. 4. Fai arrivare il tuo nuovo post a tutti nel modo migliore.
gli algoritmi di Instagram sono sempre più complicati e non tutte le foto che posti nel tuo profilo arrivano a tutti. Per assicurarti di raggiungere più pubblico con le tue stories, fallo con classe. Apri il tuo profilo e scegli una foto. Poi premi sul tasto Condividi e scegli Aggiungi alle stories. Ora zoom per massimizzare l'immagine a tutto schermo. Scegli tra i vari adesivi Fai tap qui e aggiungi qualche didascalia interessante per far guardare a tutti il tuo nuovo post. 3. Nascondi gli hashtag. Gli hashtag appesantiscono non poco le stories, ma sono necessari per rendere visibile la tua foto nelle ricerche. Fai così allora. Aggiungi fino a 10 hashtag alla tua storia, è la quantità massima che Instagram ti consente, e poi rimpicciolisci il più possibile. Attenzione a non esagerare però, perché comunque gli hashtag per funzionare devono essere visibili su Instagram. Scegli una GIF o un adesivo adeguati e aggiungili semplicemente sopra gli hashtag. Questi funzioneranno comunque, ma saranno camuffati perfettamente per non dar fastidio. 2. Aggiungi più domande alle tue stories. Gli adesivi con le domande sono ideali per interagire con i tuoi follower. Li si usa per chiedere la loro opinione, i loro suggerimenti e quant'altro. L'unico problema con le domande è che Instagram ti limita ad un adesivo per ogni storia, perciò a volte devi postare anche 10 stories di fila per fare tutte le tue domande. Per fortuna però c'è una soluzione a questo problema. Crea una storia con un adesivo domanda e fai uno screenshot. Cancella la prima storia e apri lo screenshot che hai appena fatto. Ora aggiungi un secondo sticker allo screenshot e continua così finché hai aggiunto tutte le domande che vuoi fare. Ecco che ora tutti i tuoi follower non dovranno girare tra mille stories per aiutarti. 1. Crea didascalie arcobaleno o filtrate. Sicuramente conosci a memoria font, colori e ombre con cui postare i tuoi testi. Sai anche però come fanno i tuoi blogger preferiti a filtrare i loro testi con i colori dell'arcobaleno. Per farlo, si apre Stories, si fa una foto a caso o se ne sceglie una dalla galleria. Si scrive il testo e con un tap si sceglie Seleziona tutto, per definire bene ciò che andrai ad usare. Ora apparirà una schermata coi colori. Premi e trattieni il colore che vuoi usare. Tieni premuto con un dito, mentre con un altro premi sul testo che vuoi decorare. Ora fai scorrere con tutte e due le dita colori e testo verso sinistra del tuo schermo, nello stesso momento. Ecco qua, visto la magia? Puoi esercitarti per farlo più velocemente e aggiungere più varianti di colore, e il risultato ogni volta sarà diverso. Serve un pochino di allenamento, ma presto vedrai che splendore! Qual è il tuo trucchetto Instagram preferito? Forse ne conosci tanti che vuoi condividere con tutti noi? Raccogliamone più possibile nei commenti. Non dimenticare di mettere un like al video e di condividerlo con i tuoi amici. Clicca su iscriviti, unisciti al lato positivo.